Quotidiano.net, edizione 2013, speciale Arte Fiera. Siamo qui con Estemio Serri, direttore artistico della Galleria 56 di Bologna, che opere ha voluto portare a questa edizione dedicate al grande Novecento italiano. Beh, è evidente che, essendo la fiera dedicata al grande Novecento italiano, le opere che abbiamo portato sono del Novecento italiano. Posso dire tutta una serie di nomi, però preferirei dire una grande personale di Sironi, tutta una serie di opere di Morandi e altri nomi del Novecento italiano, da Tozzi, Carrà, un bellissimo Vedova. Per quanto riguarda il secondo Novecento, una serie di opere di Concetto Pozzati, Schifano e poi un artista del secondo Novecento, iperrealista, che è Luigi Pellanda, che lavora in esclusiva per noi, per tutto il mondo. Artista che ha già un mercato abbastanza internazionale. Il problema è che non ci sono mai i quadri, perché la produzione è una produzione molto limitata. Quindi i grandi autori italiani riescono ad avere un mercato estero, soprattutto magari importante in questo momento in cui c'è un po' di crisi economica che blocca il mondo dell'arte, cioè c'è un mercato estero per gli italiani? Beh, diciamo che allora il mercato estero per gli italiani c'è. I grandi studiosi del primo del Novecento hanno scritto grande plauso all'arte dell'Ottocento francese e grande plauso per l'arte italiana del Novecento, cioè hanno sostenuto in moltissimi che l'Ottocento era, diciamo, da accreditare ai francesi e il Novecento agli italiani. È vero, perché se noi partiamo dal futurismo, uno dei più importanti movimenti della pittura internazionale dopo il cubismo di Braque e Picasso, si capisce che noi siamo una nazione dove abbiamo sviluppato un discorso artistico importantissimo. Fino all'arte povera noi siamo sempre stati assolutamente all'avanguardia. Concetto Pozzati negli anni 60 era considerato il più grande artista della pop art europea. Schifano, quando Warhol faceva ancora i disegni delle scarpe e dei vestiti, lui era a New York e faceva già il monocromo. Questo fa capire che la nostra arte del Novecento è ai primi posti nel mondo. E ben ha fatto la direzione della fiera e ben hanno fatto i due curatori a fare questa manifestazione, che mette in evidenza due cose. E il Novecento è un primato italiano. Una fiera non vuol dire museo, ma vuol dire mercato. E lo dimostra anche la mostra che ha organizzato la fiera con i quadri dei gallisti, una carrellata sul Novecento italiano. I quadri sono in vendita. Perché? Perché il museo è una cosa, le fiere sono un'altra cosa. E quindi cosa si aspetta da Arte Fiera 2013? Beh, da Arte Fiera 2013 noi ci aspettiamo un rilancio della fiera. Siamo convinti che avverrà. Posso dire, ho sempre tenuto tutto quello che usciva sulla stampa anche nelle edizioni precedenti. Quest'anno mi sembra che siamo a 30-40% più di quello che è uscito sui media, sulla fiera. Ciò vuol dire che il discorso Novecento italiano, promuoviamo il Novecento italiano in Italia per promuoverlo nel mondo, ha un suo valore.